tutti e bentornati nella web TV della Regina in diretta dagli studi di Media Live. Oggi raddoppiamo a tu per tu, sono due gli ospiti in studio, ve li presento immediatamente partendo dal nostro quartiere Mattia Ligastro. Buonasera Mattia. Buonasera a tutti. Buonasera anche al centrocampista della Regina, Marco Condemi. Salve, buonasera a tutti. Allora, partiamo subito con Mattia, ci sono tante Mattia le persone già collegate, ci sono anche diversi compagni di squadra e questa cosa già mi fa ridere parecchio. Partiamo subito Mattia dall'esordio in campionato, la tua prima presenza contro la Sicula Leonzio, a Lentini, un gol subito, tante parate, da te è ripartita anche l'azione del gol, ma soprattutto vorrei soffermarmi quello che è il tuo impatto, perché non è facile stare un intero campionato in panchina e poi quando essere chiamati in causa trovarsi pronti. Io devo dire che è stata una stagione molto dura, sia in campo sia fuori dal campo. E all'inizio devo dire che il primo impatto in campo è stato molto difficile, perché giustamente da tanto che non gioco, pure le distanze non è facile. Però devo dire che è andato molto bene. Marco, invece tu, ti sei rimesso in gioco dopo tre anni di stop. Che cosa è successo in questi 3 anni? Cosa è successo dal tuo esordio in Legaprone nel 2015 a Matera? Cosa è cambiato? Beh, sono successe un paio di cose, che vari infortuni, e quindi sono rimasto un po' fermo. Poi quest'anno a gennaio la società mi ha dato questa possibilità di rimettermi in gioco e io ho dato tutto per rimettermi in gioco, per tornare a questi livelli e anche con questa maglia. Ma la cosa che ho notato rispetto al Marco Condemi che ho conosciuto tanto tempo fa è un Marco Condemi cambiato, anche, cioè, che pensa più a quello che è il gruppo, quello che è il collettivo, che è quella che è la cosa personale, o sbaglio? Sì, è giusto, perché io penso che si deve ripartire dagli errori e questo era un errore molto grave alla fine che facevo, perché pensavo solamente a me stesso e invece con l'aiuto della squadra riesci anche a dare tu di più. Senti Mattia, cresciuto anche tu nel settore giovanile della Regina, tanti anni in Primavera, poi l'esperienza Bisceglie, che esperienza è stata? Molto positiva. Stanno arrivando, sono tante le persone collegate, siamo circa una quarantina e arrivano i primi messaggi, c'è Andrea Puntoriere che ci saluta, poi c'è una persona collegata, Mattia, che tu ormai ti definisco suo stalker, ovvero Lillo D'Ascola. Mi dice Lillo che nel momento in cui finisce la partita arriva subito un tuo messaggino per la foto, è vero? Assolutamente, sì, devo dire la verità. Sono appassionato di foto. Salutiamo anche Lillo D'Ascola, Antonio Falco, Antonio Calafiore di Reggio Informa, Marco Scarfone, che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook della Regina. Ho fatto questa domanda a tutti i vostri compagni di squadra, a tutti i calciatori della Regina, la faccio anche a voi, partendo da te Mattia, riguardo i cori del mister, dal vostro punto di vista, che persona avete conosciuto in questo anno insieme al mister? Io devo dire che è una bravissima persona, soprattutto dentro il campo, dove lo posso solamente giudicare. Una persona molto solare, almeno tecnicamente è molto bravo, molto preparato, nulla da dire, bravo. Marco, peccato per i cori mentre giochiamo, durante le partite, perché secondo me i tifosi devono venire più ad incitarci che a dare insulti, devo dire. Marco? Per me il mister è una figura importante, perché è stato lui il primo a crederci su me stesso e io gli devo... I tifosi sono d'accordo con Mattia, perché alla fine in campo scendiamo noi e se perdiamo le partite le perdiamo tutti noi, cioè anche il... Sullo stadio, perché si è sempre stato aggregato alla prima squadra, che differenza c'è fra giocare con una curva piena? Cioè, ti manca un pochettino l'apporto della nostra curva? Io devo dire, quando ho giocato in D manca tantissimo, anche perché in D, ma quando è stata chiusa la curva nord, giusto? Quando cambiavi dalla sud alla nord sembrava che eri in un altro stadio. Devo dire che tifosi... Forse prima della diretta, ci saluta anche Andrea Bianchimano che è collegato a Visto Live. Valentini, resti con noi l'anno prossimo, stessa domanda per Marco. Ancora è presto per parlarne, vediamo, finiamo sto campionato domenica, poi se ne parla. Spero di sì, ovviamente. Marco, invece? Devi fare la stessa domanda al nostro presidente. Per me è un piacere rimanere qui, anche perché ce l'ho addosso, come dicono loro.
Mattia, ci sta seguendo anche Ivan Castiglia che scrive: ma come fa? Ci sta seguendo anche un ex calciatore della Regina, ovvero Salvatore Tazza, che salutiamo, passato adesso alla Paganese, Andrea Zappalà, il grande porterone dell'Iese. Mattia, ma c'è qualche rimpianto per non aver spiccato il volo? Cioè, per essere rimasto sempre a Reggio, non aver cambiato? Devo dire di sì, però i color amaranto e Reggio, sinceramente, da quando sono qua, nel momento in cui ti faccio esempio di quando, da quando sono andato a Bisceglie, sinceramente mi sono mancate. Però se c'è l'opportunità di cambiare area, sinceramente lo farò. Marco, invece, il rapporto con il gruppo, ti sei aggregato strada facendo, che gruppo hai trovato nella Regina? Gruppo fantastico, e se abbiamo centrato questo obiettivo è anche grazie a tutti noi, nel senso come gruppo, perché quest'anno l'ho vissuta come una famiglia lì dentro, quindi ringrazio tutti, anche loro. Danilo Pasqualoni ci scrive: ma che stai a dire? Non si sa a chi è riferito. C'è proprio tutta la squadra collegata sulla pagina Facebook della Regina e sul Strano. canale YouTube della Regina 1914. Invece, Mattia, sul gruppo, tu sei un pochettino la macchietta di questo gruppo. Sia lo scorso anno e quest'anno eri al centro, del fulcro del collettivo. Che cosa è cambiato tra il gruppo dello scorso anno e il gruppo forse più giovane di quest'anno? Bella domanda. Sinceramente io sono una persona che faccio tanto gruppo, sono una persona leale, mi faccio voler bene. Penso che quest'anno e l'anno scorso, per chi mi conosce, sono un ragazzo che scherza con tutti, mi faccio voler bene, come ti ripeto. Però anche Buona squadra, dai, buona squadra di bravi ragazzi. Danilo Pasqualoni. Daniele Pasquale pure, dai, De Roma. E Ivan Castiglia invece, che mi dici su Ivan? Purtroppo doppio Ci infortunio. dispiace perché ha avuto un brutto infortunio. Speriamo Anche che. tuo padre è stato Sì, calciatore, giusto? ha giocato anche lui qua a Reggio. Cosimo Riotto, ma che c'hai? Qualcosa Mio amico, mio vostra amico. sicuramente. Diego Recchi, un saluto da Lecco. Mattia Dicastro, un portiere che in Serie B oggi ci sarebbe tutto. Speriamo che resti a Reggio. Un valore aggiunto, sempre Cosimo Riotto, bella camicia, sempre riferito a Mattia Licastro. Mattia, si parlava prima, Marco ha fatto un riferimento, un cenno al presidente Praticò. Il tuo rapporto col presidente, ormai da tanti anni qua a Reggio? Ho avuto sempre un buon rapporto, assolutamente. Ho avuto degli screzi. Buono, dai. Per Marco, il tuo. me una bravissima persona e soprattutto un gran conoscitore di calcio. Mattia, logicamente in questi anni per te non è stato facile. Nel campionato di Serie D, Ventrella, nel campionato dello scorso anno, Sala, oggi Cucchietti. Alla fine hai trovato sempre davanti a te tre portieri di categoria, possiamo dirlo, superiore, specie Cucchietti, con classe 98 proveniente dal Torino, ha dimostrato di essere veramente un'altra categoria. Sì, Da collega assolutamente. parliamo, eh. Sì, no, assolutamente. Io a Cucchietti gli auguro il meglio, come ad Andrea che l'ho avuto l'anno scorso. Sì, due buoni portieri, devo dire la verità. Che giustamente quest'anno sono 2 anni che sono stati 2 anni molto difficili, ma spero che arriveranno tempi migliori, dai. Invece l'anno della Serie D un pezzo te lo sei ritagliato parando anche un rigore, se non ricordo male, alla Frattese. L'hai Frattesi, sì. parato anche in Sicilia, in una delle ultime partite a Marsala, se Sì, non a ricordo Marsala, male. Lì è stato invece un'annata differente, hai cominciato sempre in panchina, però poi ti sei ritagliato il tuo sì. Sì, spazio. assolutamente, sì, è stato un bell'anno perché mi sono preso le mie soddisfazioni. Marco, invece dove vuoi arrivare? Qual è il tuo obiettivo? Oltre che vestire i colori amaranto, tu hai trovato poco spazio, stai trovando forse qualche scampo di gioco in questo finale di campionato. Che cosa hai nel proprio futuro, Marco? Il mio obiettivo e il mio sogno più che altro è tornare a grandi livelli con questa maglia, però se non c'è la possibilità devo andare a trovare spazio da un'altra parte, però il mio primo obiettivo e il mio sogno è quello di arrivare a grandi livelli con la Regina. Ha messo anche una faccina sorridente il nostro caro amico Lillo D'Ascola, logicamente riferito alle foto. Antonio Fazzari ci chiede: resterete l'anno prossimo? Hanno già risposto. Chiudiamo il campionato e poi si Bravo. siederanno a parlare con la società. Mattia, l'allenatore, secondo te, il miglior allenatore che ha avuto nel corso di questi anni? Parliamo, no, di allenatore. Io mi riferisco a quest'anno che ho avuto un preparatore dei portieri, Roselli, che è Carmelo, che è una persona fantastica e soprattutto
ci ha fatto sentire importanti a tutti. Eravamo tre portieri giovani che volevano giocare e lui è stato molto bravo a farci sentire importanti. Devo fargli veramente complimenti. Ma anche non è facile con questo preparatore dei portieri perché praticamente voi cominciavate mezz'ora prima dell'orario dell'allenamento della prima Soprattutto un gran squadra lavoratore. e uscivate mezz'ora dopo Mezz'ora forse. dopo, sì. Cioè, Facevamo medie 3 ore di allenamento al giorno, una full due immersion ore. Sì. praticamente. Marco, anche Battistelli si è dimostrato un grande lavoratore e una persona in grado di fare gruppo. Sì. Battistelli è un grande lavoratore e soprattutto un grande uomo, perché anche a livello morale, quando ci stava la botta, lui ce la dava. Quindi per me è una grande persona e io gli voglio bene, lui lo sa. Continua ad arrivare qualche messaggio, però non so a chi è riferito del nostro Ivan Castiglia, non so a chi dà del Lecchino, sinceramente, bisognerà poi vediamo se ce lo scrive in un secondo momento. Pasquale Puntillo dice grande, grande Mattia. Antonio Calafiore, volevo chiedere a Mattia se è stato vicino a lasciare la Regina in estate. Sono arrivate varie offerte per te da altre società. Una domanda. Sì, sono stato vicino ad abbandonare, tra virgolette, la mia regina, però poi alla fine il destino ha voluto che rimanesse a Reggio. E quali sono queste squadre? Ormai lo possiamo dire, ormai sono in La prescrizione. No? Ternana Essendo... su tutti, dai. Era Quando più. si parlava di quello scambio Sì, tra me e fra Sala, sì. Sala e il nostro Mattia Castiglia, sì, Antonio l'ha richiesto, il Tarsia, dice lui, dice Ivan che ti voleva il L'anno Tarsia. prossimo. Continua a scriverci anche Danilo Pascoloni, ieri ce l'avevano con la mia cravatta, oggi ce l'hanno con la mia giacca, ma va bene così. C'è un po' di rammarico, Mattia, viste le penalizzazioni che sono arrivate proprio nella giornata odierna, sono arrivati 10 punti al Matera, altri 6 al Siracusa, altri 6 all'Agragas, c'è un po' di rammarico per non aver fatto quel qualcosa in più che ci avrebbe portato ai playoff. Ma devo dire la verità, io penso che questa stagione ci eravamo prefissati per la salvezza. Poi assolutamente, durante questo campionato abbiamo lasciato molti punti dietro, soprattutto in casa con i fondi. Sì, un po' di rammarico c'è, devo dire la verità. Peccato. Anche perché se sono arrivate le penalizzazioni è perché magari qualcosa in quelle squadre non è andato per il verso giusto. Qui per fortuna alla Regina penalizzazioni non ne sono arrivate, quindi la reale classifica è quella che si vede perché giocavano in determinate squadre, giocavano signor attaccante anche di categoria superiore, ma se poi non vengono pagati o non vengono mantenute determinate promesse, poi arrivano quelle che sono le penalizzazioni. Salutiamo anche l'addetto stampa della Viola Basket Reggio Calabria, Vittorio Massa che ci sta seguendo. Marco, è già fatto, lasciamo perdere, dovesse arrivare il rinnovo. Sì. E sei a disposizione logicamente della società Amaranto, hai Certo. detto che ti sei prefissato di arrivare più in alto possibile. Sì. L'avevi prefissato anche prima di smettere di giocare un obiettivo del genere. Sì, vabbè, penso che tutti, io ero un ragazzino, credo che tutti i ragazzini quando arrivano a una certa età, poi ho fatto anche l'esordio in Serie B con la Regina, quindi è normale, ho pensato subito di fare il salto di qualità. Però poi ci sono stati degli ostacoli che mi hanno fermato e alla fine sono tornato qua. Ringrazio il presidente per che ha creduto in me e quindi devo solo ringraziare loro. Antonio De Giorgio chiede: tornerai a fine carriera alla Deliese? Presumo sia No, per è una persona degna nuova. te, Sì, ci scherziamo presumo. spesso, Fabio Berg con le penalizzazioni della Regina in corsa per i playoff? No, non entreremo ai playoff, la matematica non ci condanna da questo punto di vista. Saverio Teresa Pavone, grazie ragazzi, due calabresi doc che giocano nella nostra Regina, per noi tifosi una grande soddisfazione. Mattia, sono passati diversi calciatori dalla Regina, Coralli, sto parlando di esperienze in questo caso, Coralli lo scorso anno, quest'anno è arrivato un signor Giovanni La Camera che ha esperienza nel mondo perché ha giocato anche in Albania. Che tipo di persona è Giovanni e se vi ha portato una carica all'interno del gruppo, considerando l'ultimo arrivato e forse quello con maggiore esperienza? sicuramente ci ha dato una grossa mano, anche, soprattutto a livello di esperienza, dentro uno spogliatoio di giovani. È stato molto utile, devo dire Marco, anche con voi giovani vedevo, ne parlavo quando è stato ospite qui alla Regina Web TV, vedevo che veniva dai compagni anche quelli in panchina e diceva, dava una pacca sulla spalla per incoraggiarvi nel caso in cui facevate Sì, parte della partita.
No, ma anche se magari non entravamo e rimanevamo in panchina, lui è stato uno degli unici che veniva. Se ci salce, sempre, per esempio, quando ci siamo salvati con la Grecia in casa, lui mi ha mandato un messaggio la sera e mi ha detto: siamo tutti partecipi di questo gruppo e se abbiamo vinto è anche grazie a chi ha giocato meglio. Io lo rispetto e lo stimo tanto, perché ci ha dato veramente tanto quest'anno, anche a livello, non solo a livello di punti, ma anche a livello di persone. Una faccina sorridente la mette anche fra Francesco Crea, si è collegato con noi adesso Bruno Lofaro, che ha seguito anche la regina Allentini domenica scorsa. Una persona che è arrivata a Reggio Calabria, Mattia. Di quello che si dice io non ricordo tanto, devo dire la verità. Per ora, conoscendolo meglio, devo dire una bravissima persona, un uomo spogliatoio per i pochi mesi che si è inventato. E devo dire che, per quello che poi nel calcio si parla, è una persona che in qualsiasi squadra va ci mette l'anima e l'ho notato quest'anno. E a Vibo si è ripreso la fascia di capitano dopo, si è preso la fascia di capitano dopo appena 6 mesi. Invece il tuo punto di vista su Gianni Giuffrida, Marco? Per me è un lottatore che dà tutto in campo e anche il martedì, il mercoledì fino alla domenica, quindi è un giocatore fantastico nel senso a livello spogliatoio perché ci ha dato tanto anche lui, è uno che è indemoniato quando vede il pallone, quando entra in campo e quindi dobbiamo anche ringraziare Giovanni. Antonio Calafiore fa una risata, il nostro Mattia merita più della terza categoria, riprenditi capitano, riferito logicamente a Ivan Castiglia, nasce interazione anche fra soggetti a casa, Emanuela Labate, grande Mattia, c'è un cuore. Mattia, tu hai un legame, hai creato un legame forte con diversi calciatori, tra cui Porcino, De Francesco, ma anche un grande legame con Andrea Bianchimano. Andrea quest'anno lascerà la regina, la sua ultima partita. Se riuscirà a recuperare l'infortunio, sarà domenica trasferito al Perugia per Chiamato cestista perché la sua altezza. l'altezza che c'ha e anche all'inizio devo dire la verità non mi è piaciuto, in primo impatto non mi è piaciuto, ma ora devo dire che è migliorato tantissimo, è un grandissimo attaccante ed è forte, gli auguro veramente il meglio. Tommaso Cucchietti, la persona di cui il nostro portiere di cui parlavamo prima, manda un messaggio, penso, per il nostro Mattia Licastro. Ma i capelli te li fai così o hai sbagliato? Penso siano per te No, questi no, messaggi. mi mancano i capelli, un po' come i suoi denti. Tornando sempre ad Andrea Bianchimano, Marco, Milan viene alla regina, svincola del Milan, il Milan lascia libero, viene alla regina, cresce, ora l'ha preso il Perugia. È un attaccante che probabilmente può fare bene in Serie B, dal tuo punto di vista. Secondo me sì, perché io l'ho conosciuto da gennaio, parlavano, appena sono arrivato parlavano di questo Bianchimano, Bianchimano, Bianchimano e sinceramente è stato uno degli unici giocatori che appena l'ho visto mi è piaciuto subito perché secondo me l'attaccante proprio è l'attaccante, perché è alto, di solito quelli alti con i piedi non sono tanto bravi, invece lui è anche tecnico, ha un bel piede, un bel calcio, quindi secondo me potrà fare Tutti in una regola per bella. fare Sì, bene. sicuramente. Giuseppe Buonafortuna ci saluta, però Mattia non posso chiederti che un pensiero sul nostro ex capitano Alberto De Francesco che ha anche fatto il gol in Serie B, una grande persona. Una grandissima persona, anche, lo sento anche spesso ora che è andato a Spezia. È una bravissima persona, anche se diciamo, l'anno scorso non abbiamo avuto tanto contatto con lui. Quest'anno, da giugno a gennaio, fino a quando è andato via, ha avuto un rapporto eccezionale. È una persona veramente fantastica. Bruno Matteo Gerocarni ci chiede: Mattia, domenica giochi tu o Turin? Il tuo rapporto con Cucchietti e Turin? Sul gioco deciderà il mister, però il tuo rapporto con Cucchietti e Turin Ottimo, eccezionale. continua a vedere, È un po' quindi non succede è quantomeno possibile farlo vedere. Anche tu sei una persona che fa tatuaggi, lungo. Marco. Sì, non come lui, Vedo, però sì. vedo. Come a Sparacello? Nemmeno, nemmeno. Invece Mattia, chi fa veramente, ti ha fatto veramente un lavoro sporco in attacco, spesso criticato perché sappiamo che l'attaccante vive di gol, lui ne ha fatti solamente due, però specialmente in questa seconda parte della stagione ha fatto veramente bene, Claudio.
come Tulissi, sì, come Sambo. Come hai detto tu, ha fatto tanto lavoro sporco. Peccato i gol, però ne arriveranno pure per lui. Dai, già domenica ha fatto gol. Quindi. Ed è andato vicino anche per... Ha preso il palo, è andato pure vicino. Per il secondo. Sono circa una cinquantina le persone che ci stanno seguendo. A centrocampo quest'anno c'è stata molta concorrenza, Marco. Sì. Logicamente pensavi di avere più spazio oppure è proprio quello che ti aspettavi considerando il tuo ritorno dopo tanti anni? Sinceramente mi aspettavo molto meno perché alla fine è facile. Però ci ho messo tutto, grinta, sacrificio e quindi diciamo che ce l'ho fatta. Sulle presenze ne ho fatte 4 se non sbaglio. Sì. Quindi forse me ne aspettavo uno in meno visto i 3 anni. Però sono felice e contento di aver raggiunto l'obiettivo insieme ai miei compagni. Invece tuo padre come sta vivendo questo tuo ritorno? Sappiamo che tuo padre ti segue sì, ovunque, si vede gli allenamenti da lontano, abbiamo notato. Non sì, arriva sì, fino ho detto al io campo, di stare lontano perché... Fino al campo 2, ma come la vive lui questo tuo ritorno? No, no, la vive giocato? Tranquillamente, certo. Magari io sono un po' più consapevole di lui, nel senso che lui magari vorrebbe vedermi giocare ogni domenica, però io che sono dentro capisco che alla fine ancora c'è da dare tanto, da tanto allenamento, e quindi poi le conseguenze li vedremo dopo. Ma lui ti ha spinto in maniera veemente a sì, tornare sì, al sì, calcio sì, giocato? Sì, lui cioè... è stato male perché non mi vedeva giocare, anche perché poi un padre ti vede triste quando ti manca qualcosa. E lui sapeva subito che in pratica volevo tornare e mi ha dato anche lui una grossa mano per venire qua. Il farti tornare a giocare a calcio, logicamente, è stato il tuo cambio, è stata la tua forza di volontà, il tuo cambio di mentalità completamente. Sì, sì. Era nel senso, ho capito i miei errori, dove ho sbagliato anni fa e mi sono buttato di nuovo nella mischia, ma con più intelligenza e magari con una testa diversa. Mattia, dove può arrivare Marco? Devo dire, è un giocatore fantastico. L'ho sempre detto fin quando, lo conosco da circa 10 anni. C'ha tutte le carte in regola per giocare pure in Serie A. Quando è entrato in campo, quando è stato chiamato in causa, pronti via, assist a bianchi via, mano, sì, che poi ha sbagliato davanti al portiere, e poi in altre occasioni è messo un attaccante davanti alla porta. A Catania. A Catania, l'unico neo, se proprio lo vogliamo chiamare così, è stata l'espulsione rimediata sempre sì, a Catania. Sì, sono stato un pochino stupido, non ci ho pensato, ma sono cose che capitano, giochiamo a calcio e queste cose capitano. Bruno Lofaro dice, siete due ragazzi fantastici, vi auguro il meglio. Noi siamo praticamente arrivati alla fine dei nostri 30 minuti, dove cerchiamo di raccontare quella che è la vostra vita, il vostro andamento in campo, come vi sentite voi durante la stagione. Se Mattia, non è facile, lo so, ma se ti dovessi dare un voto per quella che è stata la tua stagione, per la forza di volontà che hai avuto, perché ripetiamo, non è facile non giocare. 9-5, il 5 il 10, l'altro 5 lo mettiamo domenica, dopo la partita. Dopo la domenica, 9-5, dopo la partita, sì, con la Juve Stabia, che ricordiamo sarà domenica alle 14:30 e non alle 20:30, come inizialmente era stato riportato da un comunicato della Lega Pro, che ha cambiato nella mattinata odierna. Quindi Regina Juve Stabia si giocherà, l'ultimo giorno di campionato si giocherà domani alle 14:30, domenica alle 14:30. Invece se Marco si dovesse dare un voto di tutta la stagione, partendo sempre dal presupposto che mancavi dal campo dal 2015. Appunto. Magari diamo una piccola sufficienza solo per l'obiettivo raggiunto. Per la buona forza di volontà. Io metterei sì, anche un voto in più, semplicemente per la forza di volontà che sei riuscito a mettere, per tornare a metterti grazie in gioco al cospetto di gente che ha continuato, non ha mai smesso, non certo, ha mai smesso di giocare. Lasciamo perdere i 13 esordienti, ma c'era anche gente come Mezzavilla, come la Camera Arrivatore, De Francesco, Porcino, tutta gente sì, che sì, gente ti ha aiutato anche a rientrare in squadra. Salutiamo tutti i compagni di squadra che sono collegati con noi. Io ringrazio Mattia Ligastro per essere stato qui con noi. Grazie a te, Giuseppe. Grazie anche a Marco Condemi. Grazie a voi. Io ringrazio il nostro Pasquale Malara alla regia, Giovanni, il nostro, la Camera, non Giovanni, la Camera, ma Massimo, la Camera. Ringrazio Lorenzo
Amadeo ed Eleonora Caracciolo alla fotografia e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con Casa Regina. Grazie a tutti e buona serata.